Buongiorno a tutti, siamo qua in comune ad Arma di Taggia, a Taggia, in municipio, e siamo insieme al presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e al consigliere con delega alla protezione faunistica e all'agricoltura Fortunato Battaglia. Tutela, perfetto. Ecco, andrà ridotta la fascia faunistica costiera a nord dell'autostrada in funzione del contrasto dei cinghiali che creano parecchi danni all'agricoltura. Ecco, presidente Piana. Sì, è un problema che ci è stato sollevato in modo particolare qua a Taggia, nella zona costiera di Sanremo, di cui il consigliere Fortunato Battaglia si è fatto anche portavoce, ma è un problema che riguarda un po' tutto il territorio ligure. E noi abbiamo, proprio per venire incontro a quelle che erano le esigenze dei sindaci, dei cittadini e anche dei coltivatori e dei cacciatori, abbiamo approvato nel luglio del 2017 appunto la legge numero 17, che consente all'assessore regionale, sentita la commissione competente, di snellire le procedure per poter, diciamo così, porre rimedio a tutte le casistiche di questo tipo. Intervenire laddove i piani venatori faunistici avevano previsto osi di questo tipo, di intervenire, appunto, sentita la commissione, per procedere poi a individuare altre aree e a stabellare quelle preesistenti, perché purtroppo abbiamo visto come negli anni il proliferare di questo tipo di ungulati crea danni alla cittadinanza, crea danni all'agricoltura, crea danni alle muri a secco dei nostri crinali, quindi si è cercato di intervenire in maniera concreta e immediata. Ecco, consigliere Battaglia, nello specifico quale aree precisamente andranno ad essere diciamo sottratte alla fascia faunistica costiera? Ma praticamente le aree sovrastanti il territorio di Taggia, io parlo per il comune di Taggia chiaramente, che nel 2015 sono state sottratte creando questo oasi, è un'area dove è circondata da coltivazioni di floricoltura, di olivicoltura, i quali questi cinghiali, questi animali hanno creato dei forti danni devastando i muri in pietra, devastando le coltivazioni, devastando un po' tutto. Quindi siamo contenti che sia andato tutto a buon fine, perché io da delegato all'agricoltura ogni giorno ricevo non poche segnalazioni, ecco, grazie, segnalazioni di danni dei cinghiali che durante la notte devastano un po' tutto. Tra l'altro c'è da dire anche che in un oasi di protezione non si può effettuare nessun tipo di allontanamento degli animali con gli ausiliari, con i cani, non si può fare niente all'infuori che poter mettere qualche gabbia di cattura in concomitanza con la regione chiaramente, si riesce a risolvere poco e niente tutto questo problema. Quindi avendo riaperto questa zona qui abbiamo un punto in più, che il cacciatore con i suoi ausiliari può andare in questa zona con i suoi cani e allontanare queste bestie, riportarle nelle aree boschive e allontanarle dai centri abitati e allontanarle dalle campagne coltivate. Grazie mille.